Che sparisca il Covid, che sparisca. L'anno prossimo sia la fine di tutto, questo si chiede. Gli aretini affidano le loro preghiere, i loro pensieri alla Madonna del Conforto. Dopo 2 anni di pandemia la città di Arezzo torna a celebrare questa icona sacra. Che passi presto e che ci sia salute per tutti. Che cosa si può chiedere? Un po' di salute. Questo fatto di Covid, la Madonna deve pregare per tutti noi. Deve diventare buoni e bravi tutti, l'importante sarebbe diventare buoni. Ma io chiedo sempre tanta pace e serenità per tutti, sempre, indipendentemente dal Covid, salute, pace e serenità. Secondo la tradizione tramandata dal febbraio 1796, Arezzo fu salvata dall'immagine mariana dal terremoto. Le scosse che stavano martoriando la città terminarono quando una piccola maiolica raffigurante la Madonna venne ritrovata e si illuminò. Da 2 anni a questa parte, però, per via della pandemia, gli accessi in Duomo sono stati contingentati. Solo 300 i fedeli che hanno potuto assistere alla messa pontificale presieduta dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, presente anche il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI e guida della Chiesa Aretina in passato. Credo che sia l'occasione per guardarsi allo specchio dell'anima e vedere che cosa ciascuno c'ha dentro, perché il bluff sì, è facile a farlo, ma la verità è più dura, è quella che non si guasta nel tempo, è quella che dà dignità alle persone. Però è una bella occasione questa della Madonna, avete visto quanta gente c'era. Il cardinale è venuto a darci il riavvio. Bassetti ha subito lasciato la città dopo le celebrazioni, mentre il cardinale Grech, assieme al vescovo di Arezzo Riccardo Fontana, hanno incontrato la stampa, soffermandosi anche su temi più ampi come le nuove povertà e il pericolo di conflitto tra Russia ed Ucraina. Io non capisco perché troviamo tanta difficoltà per ascoltare la Chiesa che non viene in Chiesa. No? Chi è questa Chiesa che non viene in Chiesa? Sono quelli che sono emarginati, no? Quelli che stanno nella periferia, anche i poveri. E se noi vogliamo fare un esercizio, ma oggettivamente buono, noi non possiamo lasciare fuori i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in questa categoria. Nel documento che abbiamo proposto a tutta la Chiesa, che è il documento preparatorio, ma anche il Vademecum, noi diamo delle indicazioni precise. Cioè, cari pastori, ascoltate anche i nostri fratelli e le sorelle che non sono nell'aula liturgica. Magari per un motivo o un altro non arrivano lì, ma fanno parte della Chiesa. Posso dire che ogni guerra non è una soluzione, la guerra non è una soluzione, anzi apre uno spiraglio di tanta sofferenza. Allora ci auguriamo che non soltanto in Ucraina, ma in qualsiasi luogo dove c'è la tensione, che prevalga il dialogo.